Il poveretto, da 15 giorni in fin di vita. E anche oggi gli hanno dato l'ossigeno. Ma lui si deve decidere. Ah, muore o non muore? Ma perché? Come perché? Domani è sabato, voglio combinare i numeri del lotto. Il lotto? Io mo non so se devo mettere moribondo o devo mettere defunto, 47. Perché, ah, carità, non vorrei sbagliare. Come mi sono sbagliata la scorsa volta con quella bella disgrazia che è successa qua. Bellissima disgrazia. Quando si incontrarono quei due automobili, usando per faccia, per terra, al lato. Io mi sono ferita grave, quello invece morì, requi e scatti pazzi. E io ho perduto 30.000 lire. Come mai il portone è ancora aperto a quest'ora, eh? Perché è festa, cavaliere, scusate. Per... Il fiducia, lei. No, il cielo me ne guardi, ma sapete, se sta con voi non sta con me. Va bene. Andiamo, andiamo, andiamo. C'è la fiducia, devi appresso a lei. Sì, i numeri sono dati io. Però. Ah, benissimo, questo è interessante. E avete giocato anche voi? No, a me basta la soddisfazione che ha preso lui. Permettete, buona donna, una fotografia? Ma tutta sporca. Oh. Ecco, vieni qua, vieni. Ma via sul giornale. Come no, in prima pagina. Tu che volete, metti un po' scalini, sei più alto. Così, eh. Ah, sorridente, sorridente. Scusate, signora, avete qua il milionario Luca Sardo. Ma voi chi siete? Parenti siamo. Parenti. Sì. Arriviamo in questo momento, ora, da lì. E chi è, vostra sorella? No, un paese dalla Sicilia, Alia. È un milionario, all'ultimo piano, l'ultima volta. Grazie, signora. E che ci sono le Si è aperto un balinaio.